quali sono i vantaggi dell'atteggiamento della vittima? È giustificata a non fare. Intanto è giustificata. La vittima è giustificata perché è colpa di qualcun altro. Che altro? Avere le persone che abbiamo, poverino, esatto, quindi avere un po' di sì, compassione, ora non so se è proprio compassione, perché poi la gente si stanca intorno, no? Quando facciamo la vittima, però lì per lì vengono lì e ti consolano. Che altro c'è? Non c'è responsabilità, non c'è mai responsabilità, perché la vittima ha sempre qualcuno da incolpare per quello che non riesce a fare. È un grande vantaggio quello, Quindi quali altri vantaggi ci sono? Ce ne sono tantissimi di vantaggi sull'essere vittima, sull'essere, avere l'atteggiamento da vittima, perché io, essere vittimizzati è un conto, mantenere un atteggiamento da vittima è un altro. Io ho lavorato con vittime di abusi, sia bambini che adulti, in Centro America e in Sudafrica, ed è stato un lavoro particolare perché l'abuso dava la licenza a chi l'aveva ricevuto di fare del male agli altri. Non è così, è esattamente così. Siccome mi hanno fatto male, io ho licenza di fare male. Infatti non è raro che chi è vittima di abusi diventi vittima di abusi, cioè diventi perpetratore di abusi a sua volta. Anzi, è quasi, diciamo che è abbastanza comune questa cosa. Alice Miller. Alice Miller, il dramma del bambino. Sì, sì. È abbastanza naturale. Ma perché secondo voi succede questa cosa? E questo è avere la licenza di farlo, però oltre ad avere la licenza di farlo è come se io diventassi come quello che mi ha fatto del male, cioè il rancore e l'odio verso qualcuno ci fa diventare simili a loro. C'è l'identificazione. Però siamo giustificati, perché l'altro mi ha fatto male, quindi io sono giustificato, l'altro non aveva la giustificazione, io ce l'ho perché è colpa sua, se io sono diventato cattivo è colpa sua. Quindi si può essere cattivi senza averne la colpa. La capite come posizione? Posizione spettacolare. Dall'altra parte. Manipolare. La vittima manipola tutti, fondamentalmente, e lo fa talmente tanto che molti, molti, si sentono obbligati verso la vittima. È un meccanismo che si autoalimenta. E non solo, poi accanto alle vittime ci sono i salvatori, non so se questa parte la conoscete, però c'è la persona che ha bisogno di sentirsi di valore perché aiuta qualcuno. E in inglese si chiama enabler. Enabler vuol dire uno che mantiene l'altro dov'è. Fanno l'esempio del tossicodipendente e della madre del tossicodipendente. Cioè il tossicodipendente ha bisogno della droga perché la madre possa avere più attenzioni verso di lui, e la madre ha bisogno che il figlio si droghi per poter avere qualcuno da curare. Diventa una malattia. Però sono entrambi vittime di questa storia. E alla base c'è la mentalità da vittima. Perché la tiro fuori adesso in questo contesto? Perché quando si parla di qualcuno che tanto non ci si fa gestire, tanto non ci si può fare, è il momento in cui ci diamo il permesso di non considerarlo più o di lasciarlo andare. Perché abbiamo deciso che tanto è colpa dell'altro che noi non riusciremo a raggiungerlo. E credo che ci sia la mentalità da vittima non solo nelle persone che sono a un livello più basso, ma anche nelle persone che sono a un livello altissimo. Anzi, spesso io l'ho vista negli executive che dicono: con questa gente non c'è verso lavorare, nessuno vuole capire niente, io sono in balia di uno staff che non vuole fare quello che dovrebbe fare. Questa è una frase da vittima, perché che cosa ci dà l'opportunità di fare una cosa del genere? Bravo, non è colpa mia, sono loro. E se le cose non vanno bene, posso dire vabbè, ma è colpa loro, quando in realtà io sono responsabile del risultato. Ora, prego, domanda, prego, però. Prego. Cioè, in questa visione, sì, è come se io vedessi esclusivamente me stesso che deve rapportarsi con qualcun altro, no? Per cui è come se il mio comportamento corretto, quindi secondo quello che lei oggi sta spiegando,
influisse sempre sull'altra persona e quindi la relazione tra me e l'altra persona riuscisse poi ad avere un canale corretto e quindi a portare dei risultati. Però c'è sempre l'altro, cioè l'altro è una variabile importante secondo me. È fuori controllo anche, certo. Io posso anche, compreso e applicandomi, perché insomma non è semplicissimo quello che ci sta dicendo oggi, quindi applicandomi, lavorando su me stessa, sul mio modo di relazionarmi con gli altri, riuscire, no, sì, ad avere una comunicazione, cioè a, non ad avere, a mettere in atto, una comunicazione che potrebbe essere efficace, che funziona, no? Però io dall'altra parte ho sempre l'altro, che comunque è una variabile, o ha fatto come me un percorso su se stesso, oppure l'altro comunque può avere dei limiti, per cui la comunicazione comunque non attraversa. Cioè, allora, come si chiama? Iris. Iris. Allora, quello che dice Iris è verissimo. Il fatto che io vi propongo qua è che noi arriviamo al punto di dire che l'altro non vuole accettarlo prima di aver fatto tutto il possibile, perché quello è un punto che ci assolve dal peso e quindi ci libera anche dal peso del senso di colpa di non essere riusciti a fare qualcosa. La proposta che vi faccio io potrebbe non essere la verità, però mi aiuta ad arrivare molto oltre quello, il punto in cui gli altri si fermano. Io dico sempre, secondo me una porta c'è, devo solo cercarla e la devo trovare. Ora, se io decido che non c'è, non la cerco più. Se io decido che c'è, continuo a cercarla, e cercandola con chi è impossibile, miglioro io, perché trovo modi alternativi. Infatti le persone più difficili sono le migliori per la nostra crescita professionale, perché ci fanno scoprire modi che non avevamo scoperto prima, ma solo se siamo responsabili.